Ciao a tutti e buona giornata. Oggi suoniamo insieme la canzone Stardust di Mika. Io l'ho fatta proprio in questi giorni a scuola ed è venuta benissimo. Ho diviso la classe in tastiere, chitarre, percussioni e cantanti. E il risultato è stato più che buono. La canzone non è recentissima, ma vi assicuro che è incantevole e quindi vale la pena farla. Gli accordi sono solamente 4 in costante rotazione. Vediamo cosa deve fare la chitarra. Primo accordo Sol, l'anulare. In basso sulla prima corda, al terzo tasto, non primo, non secondo, ma terzo. L'indice va alla quinta corda nel secondo tasto, il medio alla sesta corda nel terzo tasto. Accordo di Sol. Secondo accordo, Do. Seconda, quarta, quinta corda. Seconda al primo tasto, quarta al secondo tasto, e quinta corda con l'anulare sul terzo tasto. Se avete dei dubbi mettete in pausa, mettete sempre in pausa in modo da ricordare bene quello che sto facendo. Ripeto, Sol, Do, poi un accordo molto semplice, il Mi minore, tutto nel secondo tasto, anulare e medio, praticamente vengono le corna, su quarta e quinta corda. Chiaro? Rifacciamo tutti e tre gli accordi, Sol, Do, Mi minore e poi l'ultimo accordo, il Re, prima, terza, nel secondo tasto, prima e terza, queste due scendono così, rimane libera la seconda che andrai a coprire qui con l'anulare nel terzo tasto, Re. Quindi rifacciamo i 4 accordi, Sol, Do, Mi minore, Re. Sentite la chitarra, che bel suono morbido che ha. Il tema non so se ve lo ricordate. Scusate il vocione, ma in questo periodo mal di gola, quindi è un disastro. Anche se in realtà oggi a Modena la temperatura è caldissima, quindi... Allora, sono i postumi del... diciamo del costante cambiamento di temperatura. Uno esce da scuola tutto sudato dopo aver fatto tante ore di lezione e quindi mi becco regolarmente mal di gola. Allora, abbiamo capito? Sol, Do, Mi minore, Re. E adesso proviamola con la tastiera. Con la tastiera gli accordi sono semplicissimi. Allora, ecco qua. Accendo la tastiera... Accordo di Sol, Sol, Si, Re, poi Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Si, Re, Fa, Diesis, La. Ve li faccio lenti. Allora, Sol, Si, Re, sempre un tasto Si, un tasto No, Sol, Si, Re, poi scendo al Do, Do, Mi, Sol, salgo a Mi, Sol, Si, tengo sempre le stesse distanze. Ultimo accordo, Re, Fa, Diesis, La. Se non vuoi fare tutti questi salti, puoi usare i rivolti, e guardate in che modo. Re, Sol, Si, e invece di Sol, Si, Re, il Re lo porti in basso e diventa così. Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Si, Re, Fa, Diesis, La. In questo modo muovi molto meno la mano, vedi? Mi, Sol, Si, Re, Fa, Diesis, La. Qui sta al vostro insegnante decidere se farvi fare gli accordi stato fondamentale, Sol, Si, Re, Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Si, Re, Fa, Diesis, La, oppure con questo semplice rivolto. Ah, mi raccomando, non trascurate il fatto di avere anche strumenti diversi, una tastiera, usatela sempre facendo gli accordi, mettete ad alto volume e avrete un bel suono. Chitarra, ne avete solamente una, usatela, usate tutti gli strumenti che potete, cercate di arricchire il più possibile il vostro modo di fare musica insieme. Ragazzi, questa era Stardust, spero che vi venga benissimo. Un grande abbraccio a tutti.